intravedendo che la tecnologia avrebbe dominato il mondo e la nostra vita, ho voluto diventare, diciamo, l'hacker più potente al mondo. E sono partito dal telefono di mio padre. Il telefono di mio padre, ti parlo degli anni 90, trasformavo il telefono in un scanner tipo radar e scannerizzavo nel raggio di 500-600 metri qualsiasi telefono, altro telefono ci fosse, e se le persone erano al telefono li intercettavo. Io sono calabrese, sono di Cosenza. Il mio cognome ha delle origini israeliane, è una lunga storia e parliamo della prima guerra, tempi della prima guerra mondiale. Diciamo che il mio nonno è scappato da Israele quando allora gli israeliani ad essere perseguitati, il contrario di oggi. Il primo paese che si è fermato è la Turchia, dove gli è stato dato questo cognome e poi arruolato per fare andare in guerra, insomma, e venne catturato nell'esercito italiano, imprigionato tra virgolette in una casa famiglia in Calabria, dove poi è rimasto e non è più tornato, insomma. Oggi questo telefono, se lo perdi, come se hai perso il tuo portafoglio, tutto il tuo conto corrente bancario, tutto, ti sei perso. Nel momento in cui una persona ha compromesso il tuo profilo LinkedIn o Instagram o Facebook, quello che è, ha praticamente compromesso la tua vita. Oggi il tuo profilo vale più di quello che hai sul tuo conto corrente. Può essere venduto alle industrie farmaceutiche, alle industrie di computer, a software house, a chi vende patate, chi vende pomodori. La nostra vita in questo modo viene invaso e diventiamo schiavi del sistema. Beh, qui a Dublino io adesso, dopo aver vissuto in 15 paesi e lavorato per le più grosse multinazionali, attualmente io ho una startup dove sviluppiamo una risposta che si può dare a questo trend crescente degli attacchi cyber, no? Tutta l'industria si è concentrato a rilevare i processi malevoli quando la minaccia ha già raggiunto al cuore della tua infrastruttura. Una soluzione e familiarizzarsi con le minacce in circolazione. Io adesso so tutte le minacce che sono in circolazione. Quindi tu spii i nemici. Esatto. E per fare questo c'è bisogno degli hacker. Gli hacker sono buoni in realtà, non sto parlando degli criminali. Oggi i media dicono tutti quanti hacker, attacco hacker, attacco hacker, attacco hacker. E hacker è sulla loro bocca. È un attacco dei criminali, cyber. Cioè, io provengo da quel mondo, sono un hacker tuttora, ma sono un hacker etico. Cioè, nei tempi miei, 20 anni fa, 22 anni fa, hacker etico non esisteva, esisteva solo hacker. La nostra era pura passione, una sfida tra noi e noi. Fine 99-2000, la Credit Suisse, una delle banche più grosse della Svizzera, hanno pubblicizzato in giro dicendo: abbiamo trovato il sistema più sicuro al mondo, impenetrabile. E c'era la gara tra chi arrivava prima a bucare il sistema impenetrabile. L'obiettivo non era derubare la banca, era una sfida. Quando siamo entrati, la curiosità è finita e siamo usciti così com'è. Abbiamo lasciato una nota, abbiamo detto: guardate che siamo entrati così, 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 facendo così, così. Quindi non è tanto impenetrabile. Ed era finita là. Eravamo nel database più potente, più grosso del sistema bancario più grosso del mondo, eravamo, e non ci è neanche sfiorato minimamente il pensiero di derubare. Io non voglio fare miliardi, non voglio diventare miliardario, anche perché non so cosa farmene di miliardi. Io desidero una vita semplice. Tutto il sapere che ho vorrei condividere con la comunità, perché il sapere deve essere, non deve essere, non deve rimanere dei pochi, deve essere il patrimonio dell'intera collettività.